Ciao a tutti, bentornati su Coffee Sport o benvenuti se è la prima volta. Oggi continuiamo la nostra serie legata alle Olimpiadi e a tutti gli impianti olimpici. Ora siamo a Roland Garros, sempre a Parigi ovviamente, visto che si parla delle Olimpiadi di Parigi 2024, e qui si svolgeranno tutte le gare di tennis e di wheelchair tennis, che è il tennis in carrozzina nella parte paralimpica, e in più ci saranno gli incontri di box e il sitting volley, anch'esso sport paralimpico. Ora andiamo dentro, abbiamo prenotato un tour, vi lascio qui sotto in descrizione il sito dove poter prenotare. Seguitemi e andiamo a vedere e scoprire questo posto incredibile e magico. Allora, ora stiamo per iniziare la visita guidata e ci ha appena spiegato che Roland Garros è un famoso aviatore e è stato un amico e compagno di scuola del presidente dello Stade de France, e quindi quando è stato costruito è stato intitolato a questo aviatore. Quindi ora stiamo proseguendo per vedere un po' tutti i segreti che ci sono dietro a questo campo magnifico. Lui ci sta raccontando un sacco di informazioni relative a Parigi, a Roland Garros, e qui ora stiamo per accedere all'area di gioco, quella che vedete sempre in televisione, quella che ti fa emozionare. Quindi a breve stiamo per entrare, anch'io sono un po' emozionato perché da appassionato e giocatore comunque di tennis, ma soprattutto appassionato di tennis, è veramente un'emozione questa. La guida ci ha appena spiegato che il tetto, come vedete che ora è chiuso, si può aprire in 20 minuti, in soli 20 minuti si può aprire tutto. Chiaramente questo perché sul campo centrale, se dovesse piovere, non si può più giocare e quindi devono per forza chiudere il tetto. E queste sono delle vele che sono molto pesanti, ognuna di queste, ma vengono tirate verso di noi e chiuse tutte. E questo stadio prima aveva 10.000 posti a sedere, con il rifacimento dell'ultimo periodo siamo saliti a 15.000 posti, come vedete qua. Davanti a voi invece potete vedere la parte delle televisioni, delle radio, dove ci stanno tutti i commentatori. Accedere all'area fotografi e all'area delle radio, quindi tutta una parte del dietro le quinte di quello che si vede poi realmente in televisione. Quest'area che vedete è l'area dedicata ai fotografi accreditati. Ogni fotografo accreditato ha il suo spazio in cui può lavorare al computer eccetera, e poi chiudere col lucchetto e tenere le proprie cose al sicuro. Questi quattro sono i quattro orologi che rappresentano i quattro tornei del Grande Slam, e ognuno di questi ha il proprio fuso orario. Questa, come vedete, è la sala conferenze e ci ha appena detto che gli atleti devono arrivare qui 20 minuti massimo dopo la fine della partita, perché se non si presentano c'è una multa da pagare di $200.000. Qui stiamo per entrare negli spogliatoi del Roland Garros. Maschile e femminile sono fatti esattamente nello stesso modo. Questo è l'armadietto che usa Rafa Nadal, il numero 159, quindi ogni anno, ogni volta che viene a Roland Garros, questo è il suo armadietto. Ora noi stiamo effettuando lo stesso percorso che fanno gli atleti dai loro spogliatoi fino al campo centrale. E qui, come vedete, sono in prima fila, aspettando i grandi giocatori del Roland Garros. Lassù abbiamo la parte presidenziale, quindi tutta la parte di autorità che viene a vedere le partite, e come vedete siamo veramente molto molto vicini al campo, quindi chi ha la fortuna e anche i soldi da spendere per venire qui in prima fila si gode
uno spettacolo che è veramente incredibile. E qui siamo davanti alla statua di Rafa Nadal, che ha vinto ben 14 Roland Garros, e quindi è stata fatta una statua in suo onore con tutte le date di gli anni in cui ha vinto e i risultati delle finali.